Bentornati qua un'altra puntata di che cosa foglie di che cosa? Di Heroes of the Storm! Heroes of the Ranked! Ci sei quasi? Ranked of the Hearthstone! Più o meno? Road to Ranked! Bravo! Sei stato promosso. Promosso al quarto tentativo, prendi un bel 2.5. Ok. Siamo l'unica squadra che promuove col 2 o più. Detto questo, come il Nautico? Nautico no, deve avere il 6. Non ci credessimo, sì, che poi era un 2. Ma che c'entra? Quei sono dettagli. Ma sulla carta ha questa forma e non questa. Cioè, ha detto una persona di salutarti, ma non mi ricordo il nome. Ciao, persona che non ti ricordo. Che era con te a scuola. Tante persone erano con me a scuola. Ma molta gente mi saluta e non mi ricordo chi sono, allora, però non ha importanza. Allora, siamo in Ranked, siamo serie, Dio Cristo che mano di merda. Allora, mi puoi spiegare come funziona questo mazzo? Allora, mazzo bot, mage bot, funziona sulla meccanica dei bot che hanno introdotto da poco, più questa combo che c'è il scienziato pazzo più il segreto. Ma il segreto in mano non ti deve mai venire. Se ti viene di Cristo Santo il primo turno, bestemmi. Oltre a bestemmiare... oltre a bestemmiare, ti dà anche fastidio perché c'è un palo in mano. Una carta. Avere questa carta in mano, una carta in meno, perché non la vai a giocare nei primi turni, ok? Mm-hmm. E una carta in meno in mano e una carta in più nel mazzo. Perché se te ce l'hai nel mazzo è meglio perché lo cicli con questo. Mm-hmm. Capisci? Ok. Ammazziamo lui, sì. Troppo pericoloso. Il nostro avversario invece c'ha la nostra versione di mazzo, ma leggermente... cioè, credo che abbia anche lui un mage bot, ma leggermente diverso, perché usa i draghi del mana che noi non usiamo. E userà anche probabilmente le micro machine. Puoi mettere le liste dei mazzi che usi in descrizione dei video, per favore? No, se vanno a vedere il primo video in cui ce la spiegava il mazzo. Va bene come risposta? No. E allora, cazzi suoi. Cristo santo, Cristo santo. Devo ragionare ora, che palle. Che? È difficile questa scelta. Possiamo fare loro due. Lui non ha senso. No, loro due ha più senso. Quale ci dà più forza dei due? Quello che evoca robot. In questo momento preciso sì. Dai, metti. Se lui gioca il. Lui diventa 4-4 a te no, vero? Non si attiva a chiudere battaglia. Sì, sì, mi dà anche a me di copia creature. Ma se sei stronzo, però te lo meriti, eh? Un po' sì, Che bella giocata. Puoi giocare un sacco di roba. No, noi dobbiamo per forza fare questo. Ok. Questo. Ok. E questo. Sì. Quindi lui è costretto a fare ping. Noi abbiamo pulito il board. E siamo anche in vantaggio carte. Siamo in vantaggio carte. Sì. Siamo in parità di carte in mano, vantaggio carte di gioco. Lui deve usare due mana su un 2-1. Così ha solo 3 mana. Zero mana, ma zero carte. Eccolo lì. Però noi si fa così. Dai, sì, non è male. Lui e ping. Hai capito perché questa è una carta in palo in mano? Sì, perché non utilizzerai mai. Sì, la vai a utilizzare quando c'è la frutta. Se la frutta non è un bel utilizzo, non è che ti risolve la partita. O la vai a utilizzare se in questa situazione, in questo turno, eravamo contro un Endlock. Dai su. Dai su cosa? Allora devi giocare, dai, chiudi battaglia per forza. Sì. Sì. Poi tradi. E se gli esce... E se gli esce il water? Lo pinghi. Ce l'ho nel culo che gli esce il water. Vabbè.
Voi o lui? Gioco da ora l'entità. Tanto se no non giochi più. Ora lui dovrebbe pulirti il board. Lui questo è ping, ma è proprio un handicappato lui qui. Beh, bravo, a posto. Ok. Ah, vabbè, allora non è così handicappato. No, è un handicappato. Dottore? Non lo so. Ah, io avrei tagliato caro ragno, questo è stato lui. Ci arrischiamo? Trade, trade, dottore? Oppure posso cambiare la vita di questo, tra con questo, questo, questo ammazzare questo, e rimane questo, sì, e noi rimangono sì, semana. Sì, più. Sì. Fallo. Ok. Scambio. Glielo ammazzi, lo tradi, così lui dovrebbe pingare, con semana ci fai quello. Che ce lo ammazza con quello. Ok. Fai quello. Vabbè, potevo anche farlo su di lui. No, perché così se lui non trada lo posso pingare senza... Trada. Lo so che trada adesso, però aveva la scelta prima. No? Sta a vedere, eh. Ok. Vedi? Momento del dottore. Ed è più uno. Fai diventare 7 a 8. No, gioco Santoritas. Mi sa che c'ha la doppia farvola in mano. Molto probabile. No. Sì. Pezzo di merda. Cioè vince. Cioè eliminarli tutto. E forse rimaniamo a uno. Vai. A questo punto. Si risparmia la tromba. Eccoli. Se adesso... No, devi farlo però sul... Paletto. Ok, c'ha la Pyroblast. Pyroblast. Non gioca più nessuno il Pyroblast, eh? Dio, Dio che... Chi l'aveva? E lui invece è uno di quelli che è molto... Come si dice quando... Vintage. Vabbè, in realtà poteva vincere con un altro Fireball Frostbolt. Non è che non c'è... Cioè... Però che dovevo fare? Ma perché devi usare il mago a questo rank? Perché è uno dei mazzi più veloci. Allora, ce n'è anche migliori di mazzi di questo mage bot. L'unico problema è che sono più lenti. Cioè, il discorso qual è? Tu hai un'ora di tempo di gioco, preferisci fare 10 partite o farne 3? Cioè, che se poi ti va di sculo e perdi 2 su 3, rosichi. Okay. Se ti va di sculo di là, almeno avanzi. Perché comunque siamo contro un lock. Che palle. Ti si chiama bro. 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 Allora, i peggiori matchup per adesso che ho incontrato sono gli Endlock. Per quale motivo? Perché resistono molto bene all'inizio. Fanno un sacco di AOE e ti puliscono il board più di una volta. E c'hanno i Silence. A posto. E questo sembra essere invece un aggro. La nuova versione di Endlock, cioè nel senso quella che è mista tra Endlock o no, che si chiama fuori Lock Lento. Lock Lento. Ok. Lock Lent invece non è così male come sembra. Io adesso posso fare un sacco di cose, però preferisco fare questa qui. No, quello fuori.
Loc Lento, che sarebbe il Loc di Colento, okay? L'ultimo che ha fatto una settimana fa, se non sbaglio, e viene giocato spesso e anche quello dà molto fastidio perché è un misto tra diciamo che è un mid range, cioè un gioco veramente molto diverso dal solito, però dà fastidio perché è un buon controllo. Che carta ci dà lo qui? Agli agro ovviamente tentate a speculare a meno forza perché c'è un sacco di carte di merda da giocare. Esatto. Il gioco è un cazzo. E la giocherà adesso. Bello Beh, questo. questa mi piace come cartina di merda, farmi copiare. Bello questo, mi piace questo. Sì, anche a me. No, non puoi. Lo devi Figuro pingare. pingo. Non so se giocare a Frostpunk per fare 5 danni in faccia. Come ho fatto per fare 5 anni in faccia? Il problema dei Endlock è che tu con questo mazzo li porti velocemente a metà vita. E il problema è che nel momento in cui inizi a giocare gli 8-8 e ti puliscono il board, sei fregato. Ok, quindi che fai? Non li giochi subito gli 8-8? Ora mi farà bello qui. Non li giochi subito gli 8-8. Aspetta, devo pingare per forza. Tardare così, te lo danno in faccia. E adesso la scelta tra doppia creatura. Ah, intanto lo gioco E allora per sicuro. forza, Sì, sì, dai. Ok. c'ha attacco controllore, è colpa vostra. Perché Vabbè. ce ne assumiamo la responsabilità. io lo gioco attacco controllore, Mazzalocca? Sì, ma uno nei giochi. Eccolo. Sì, ma c'è sempre mano non molto giusta. No. Ok, c'è l'altro scudo divino. Basta. Bravo. Sono 3, 3, 6, 7, 8, 9 danni. Gli farei un 3, turno 6, nel muso, sai. Mi 7. farei tutto nel muso anch'io, siamo a 30. Sono 16 danni, eh. Sono 16. Hai 16 danni. 3, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Sì, non glieli faccio tutti in danni, cioè, Come no? la Sì, fireball, fa allora uno, va! sì, ma la fireball non la devi giocare Ho sempre. capito, Ho ma capito. va uno, Dai, va! su. Ti do ragione, non li gioco tutti, non gioco la fireball. Cioè, faccio così. Tutto in da face, ti do ragione. Ok. E non ero deciso se giocare questi due o questo ping. Quello è ping. Sai che se ti dà più uno d'attacco mi incazzo con te? No, perché anche se davo più Eh? una casco non avevo abbastanza mana per giocare la fireball. Mi incazzo con Beh, non. Hai torto, va bene? Hai diversamente ragione. Allora. te. Ora se lo gioca il Lilerbot. E guadagna abbastanza vita da morire. Aveva Abbiamo 4 danni più in tavola. Ok, Allora va a tradare, no? Il 4-4 te lo spacca. 3-3-6. E noi abbiamo 3-6-2-8. Guarda che culo. Comunque avevamo vinto anche se si curava di 8. Se si cura di 8 abbiamo vinto. 3-3-6-2-8, 6 e ping. Abbiamo fatto 9 danni prima. Si vede che Sì, Madonna, se c'ho la frutta, altro. eh. Bella giocata. E qui. Hai capito perché si gioca questo mazzo per rankare velocemente? Perché fai in fretta a mattiarlo giù? E beh, comunque abbiamo fatto due partite in 14 minuti. Una vinta e una persa, è vero. Però anche quella di prima non è che abbiamo straperso. Abbiamo perso per un turno. Un fucking turno. Uno, uno. Vabbè, c'è la biosfera. Lo so, Se lo quella che meritava. non gioca nessuno. E invece non è vero, a quanto pare. Non la giocano, non l'ho mai vista la pirosfera. Eccola. La birosfera. La birosfera. Driver, Non ci c'erano siamo neanche tutti. arrivati a 10 turni. C'erano tutti maghi, tutti maghi. Loro c'hanno Antonio da Spoil che gli dà le pirosfere invece che le fireball. Non vale. Un più forte di fireball adesso delle Eh sì. pirosfere. Se permetti. Che lui ne gioca una a turno, se ne giochi due. E sono 12 danni da sono 10. 12 danni con 8.
Siamo contro uno sciamano. Allora, sciamano di solito vinco, però devi girare abbastanza bene, perché se gira male è una fregatura, perché ti silenzia, ti fai silence col danno, che sono veramente fastidiosi, e mi sa che è pronto da mangiare. Ora e ora Nicola va a dire, anzi Ale va a dire giù che è pronto. Si arriva! Così, però non volevo urlare in webcam. E fra si sente, non è che... Non tanto. Ci sono due piani di distanza. Voi lo sapete, ma è pronto da mangiare del sacro cibo in casa d'arte. Cioè, onigiri. I sacri onigiri, i miei. Esatto. Quelli che me li spalmo sul petto. Mia madre gli ho detto, povera donna, gli ho detto, mamma, viene Ale, si prende una pizza. Ma come viene Ale che non viene tanto tempo? Gli faccio un po' di onigiri. Oh, vedi, quella santa donna. Circondata da luce aurica. Si deve muovere questo. Però se cerchiamo cioè, mangiare. Dai, il primo turno, poi cosa deve fare? Passa, no? Porco due. Non era neanche a... Non c'era, era andato FK. Per forza. No, perché avevo fatto la selezione delle carte. Quindi... Ti vuole... Lo sa che è pronto a mangiare. Sì, sa che è pronto a mangiare. Guarda che mi ritiro, Mi ritiro. Con una scelta di santo prendo e buco il monitor. No, è nuovo. Ecco, perché scrivere una radio furbo per giocare. Sì, sì, esatto. Ma guarda... le madri chiamano i bimbetti per cena. Pezzo di merda, perché lo sa, guarda, non fa niente. Non seleziona neanche le carte, guarda, non vedi che non c'è neanche il bordino rosso. Un pezzo di merda e basta. Guarda, ecco. le conta, fa 1, 2, 3... Non l'1-1. Bene. È giunto il suo momento. Vai, 4-4 al secondo turno. E ora gli hai subito provocazione. Ma no! Ti ho detto subito. No! Lui giocherà a lupi adesso. E allora ho vinto. Ma perché? Non gli metti giù. Tradi e pinghi. Fai fine del discorso. Tradi e pingo, sicuro. Oh. Se no giochi... Un altro 3-4. No. Puoi giocare lo scienziato pazzo e gli dai provocazione così ti ammazzate. Così vai... con un silence mi frega due cose. Oddio sto silence, quanta paura di un silence. Gioca al 4, vai. Gioca al caro ragno. Trato il pino. No. Gioca al caro ragno. È tutto nel muso. È tutto nel muso. A questo punto, se vuoi essere aggressivo. Forse era meglio tradare il pino. Lo so. Non me l'hai fatto fare. Mi hai convinto di contrario. Hai fatto storie. Sì, appunto. Detto. Te l'ho detto subito all'inizio. No, però, allora la fa. Cos'è quello? Che è un attacco? Sì. Gli vai tutto nel muso. Sì, io gli vai tutto nel muso, giochi lo scienziato pazzo e gli dai provocaccio. Se no giochi l'entità speculare e poi dai provocazione al 4-4 dopo che gli è andato tutto nel muso. Non so se andare tutto nel muso adesso, perché allora giocare in entità speculare non mi sembra un'ottima idea. Allora, intanto alla pingalo vai il 2-1. Questo mi sembra la migliore. Ok. E gli pulisci il board. No, sti cazzi, io pulire il board. E vai in the face. No, io posso pulire il board, posso fare massimo così. Ok. Faccia, devo una creatura, scienziato pazzo. Se gioca away, mi viene il segreto. Ok. Se trada gli rimane una creatura e guarda quel che è. Che culo. Ok. No, scusate, pensavo un'altra creatura fosse. Questi sono tre danni che vanno qua sopra. Sì. Quello lo esplodi. Quello lo esplodo, ma... Quello lo esplodi. No! Lo ci pinghi sopra, no, gli dai più un attacco e tradi tipo di tiri il segreto. Ti rimane il 3-2. Preferisco giocare un altro 4-4. No, perché? Che cazzo è il segreto? Ma posso aspettare un turno? Ma no, che ora c'ha 6 mana, giocherà qualcosa di pesante come l'elementare del fuoco. Così? Sì. Vai, il 3-2 io lo tradi, così tu c'hai il segreto in mano, così smetti di averci in mano, brutto bastardo, che non no, c'è altro. L'hai in mano. Lo so. Così non lo peschi, va bene? Lo gioco lui? O pingo? Pinga. Però lui che c'ha che fa un danno? Il silence su questo ci godrei e basta. Che vuoi che c'è che fa un danno?
Ah, sì, ho capito. Con questo. Cosa c'è che fa un solo danno? No, non c'è. Bombarolo. What? E questo. Non fa schifo questa entità speculare. Invece è fortissimo. Potrei giocare perché giocare del contrario ah, fa no, schifo. Ah no, perché mi copiavo il 2. Mm. Hai visto? Non è così scemo come sembra. Vero? Mi lascio. Mi sembra il comandante. No, 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 ormai è tardi. A posto. No, non te ne andare, dai! Vecchio nuovo Desa! Ma la mano col tonno? Sta bene? Sì, guarda. Aia, aia, mi sono fatto male, schiacciatevi tutto! Attimo, ma è guarita, ma io penso fosse per sempre. Gioco una fireball su questo. Addirittura? Forza, fuori del vento non posso lasciare. Vai, furielo con il vento. Ok, poi? Dove puoi pingare? Doppio taunt. Ping. Ok. Quasi quasi tradò questo viene congelato, non può attaccare, ma questo muore lo stesso, quindi sti cazzi, il 3-1 è morto lo stesso. Abbiamo l'unico nostro vantaggio che lui ha solo 3 carte in mano e neanche una sola sul board. Ecco, ciao ciao ciao. Vabbè, tanto c'è un sacco di flame strike in questo mazzo, no? Sì, sì, pieno. Questi fanno dei flame strike nel mazzo mago. Vidia la sua forza, eh! Ma chi? Vieni lì, che è dottor Bagascia. Ok. Ding, no. Vuoi danni in faccia? Tutto in faccia? Perfetto. No, oh, vabbè. Come desidera il signore. 3, 4, 3, 1. Aspetta, mi tengo per il pieno. Sì, appunto. Questo sicuro, eh? Oh! Come lo fai fuori se no? Aspetta, però magari ci casca qualcosa. Era molto rischioso. Allora, dai, sfondaglielo. Per forza. Ma se no sti cazzi lo lascio. Questo sicuro. Dai. Ma è una gioia. Quello è andato. È una gioia. Quello lo pinghi. Che volevo fare. No, ormai non lo posso. Sì, questo è provocazione sul 4-4. Allora provi fare fuori il 6-5. Però faccio fuori il 6-5. Se no faccio un ping qua sopra. Piccolo taunt. Faccio fuori il 6-5. Ecco lui. Vai. Ora se non ho top deckato una tempesta di fulmini. Che sarebbe un bel top deck da parte sua. Sì, molto, il miglior top deck che potessi fare. Ovvio. Ok, a posto. Gioco lui. Sì. Pulisco il board. Sì. Dagli più una salute. No, spontaneo. Piuttosto lo spasso. Devi vedere. Chi? La provocazione del 4-4. Ah, provocazione di più una salute al 4-4 può essere. Tanto se devi silenziarlo ormai è silenziato. Bello, grazie Gesù. Dio vero. Ma che culo, 4-12. Una serie di vittorie. Vabbè, almeno ci siamo ripresi il rank, va? Che avevamo appena perso. Quindi c'è da cambiare mazzo, però. Perché? Perché nelle guide c'è scritto che quando continui a fare tra 11 e cioè tra due rank con lo stesso mazzo, vuol dire che. Considerando che ero rank 14 un'ora fa. Ho capito, ma poi ho fatto 12-11, 12-11. Sono andato all'11, ho perso, sono tornato all'11. Se ora vado al 12, vado a cambiare mazzo. Sì. Se no, continuo col 12. Ma non è che cambia che se fai una stellina, due stelline, allora va bene. Eh? Se non è che se fai ora due stelline, poi torna una stellina, poi vai a tre stelline, poi torna una stellina, allora va bene. No, ovvio, se stai stallo no. Ma le prime due sconfitte che ho fatto nella giornata sono quelle due di prima. Mm. Capito, quella col mazzo boom, dottor boom, e abbiamo cambiato mazzo. Vabbè, quella allora, la bomba, no, ecco, capito, va bene. Ok.
Quindi grazie per averci seguito. Questa era la N puntata di Yoranko, Road to Legend, Yoranko episodio 3. No, esatto, e tanto mi dispiace perché non ho avuto tempo di rankare tanto. Gioco soltanto di notte. Ah, già, un consiglio che voglio dare ai nostri telespettatori, youtubatori. Bello come termine, youtubatori. Il posto è tuo. Che cosa io volevo dire? Volevo dire che gli orari migliori per giocare sono dall'una e mezzo alle 3:30 e dalle 8:30 alle 10:30. Questi sono gli orari migliori per rankare perché c'è più gente e c'è più possibilità di trovare persone meno esperte di voi. Okay. Detto questo, gli orari peggiori per rankare sono da mezzanotte alle 2, quello che faccio al solito io, basta. Perché ci trovate colento, ci trovate il rank 12 col terzo E la account. mattina presto anche è difficile. Ho trovato Creeper l'altro giorno, ma lasciamo perdere. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata di Road to Legend. E ci vediamo con quello. Ci vediamo. Non è vero. Ciao.